La società attuale, per dirla con Pasolini, la società consumistica, è edonistica e permissiva. Come esercita il suo potere? La visione complessiva di Pasolini, senza nulla togliere la sua ovvia grandezza, mi suscita qualche perplessità. Cioè, per certi aspetti, mi suscita un certo sospetto, non vorrei dire di spirito reazionario, ma comunque di sopravvalutazione del vecchio rispetto al nuovo, a certi aspetti di protesta antimoderna, su cui ho una certa diffidenza, insomma, comunque non un particolare simpateticità. Comunque, Pasolini o non Pasolini, la nostra è una società che è un po' come tutte le società, anche se in modalità di volta in volta differenti, tende a presentarci come libertà, qualcosa che non è affatto libero, di fatto. Cioè, tende a presentarci delle possibilità come aperte alla nostra scelta, mentre invece sono possibilità rispetto a cui non possiamo davvero scegliere o rispetto a cui comunque la nostra scelta è limitata. Diciamolo in altri termini ancora, ogni società, quindi non è una cosa di per sé negativa, è qualcosa che ogni società necessariamente fa, tende a identificare se stessa come pura e semplice realtà. Ogni società tende a presentarci un certo stato di cose come l'unico possibile, o come il migliore possibile, a volte proprio come l'unico possibile. Cioè o così o in nessun altro modo, perché in altri modi sarebbe fuori dalla realtà. E quindi, anche quando il nostro quadro sociale effettivamente ci presenta delle alternative, o compri questo, o compri quest'altro, o compri qui, o compri lì, e qui costa di più, e qui costa di meno, e qui la qualità è migliore, e qui è peggiore, eccetera. In tutte queste apparenti libere scelte c'è comunque una dimensione che le accomuna tutte e che è una dimensione costruttiva. Tu devi comprare. Certo, c'è un aspetto realmente necessario e persino positivo in questo. Tu hai dei bisogni. Ci ce li hai davvero e non puoi campare se non soddisfi questi bisogni, quindi necessariamente in un quadro di economia monetaria dovrai comprare, dovrai vendere, dovrai comunque entrare in un'ottica di scambi. Su questo nulla da dire. Il punto è che su questo si costruiscono poi delle simbolizzazioni, delle istituzionalizzazioni, per cui tu comunque esisti in quanto soggetto consumatore e il tuo consumare viene orientato non soltanto dall'offerta economica che ti viene rivolta, ma anche dallo schema mentale che ti viene costruito, per esempio attraverso la pubblicità. Per cui tu comunque entri nell'ottica che la normalità dell'esistenza consiste nel fatto che sei uno sfigato se non hai scarpe di una certa marca. Che sei raffinato se bevi una certa marca di whisky e se non bevi quella sei un poveraccio incompetente e così via. Cioè, ti viene dato un modello, ti viene presentato come un modello che puoi scegliere, ma in realtà è un modello che devi scegliere, nel senso che se non scegli quel modello subisci una sanzione, di cui magari non ti rendi conto. Se non segui la moda, sei strano. Se non compri quello che tutti comprano, sei diverso dagli altri. Questa è una dimensione che probabilmente nell'esperienza degli adolescenti è più visibile persino che in quella degli adulti, sebbene ovviamente ci sia anche in quella degli adulti. Ci sono delle cose che in teoria sei libero di fare o non fare, però se non le fai, ti distingui, ti separi, esci fuori dal gruppo, quindi in qualche modo ti escludi. Questo atto di autoesclusione alimenta poi l'esclusione da parte degli altri. Tu pretendi di essere diverso da noi, tu non fai quello che noi facciamo, quindi noi non ti vogliamo più. Noi non accettiamo che tu sia tra noi come diverso da noi. Quindi c'è una fortissima spinta omologante. Dobbiamo vestire più o meno allo stesso modo, dobbiamo mangiare più o meno le stesse cose, dobbiamo consumare nello stesso modo, dobbiamo orientare la nostra vita secondo determinate priorità, non perché siamo liberi di fare o non fare, ma perché se non facciamo così, non siamo in qualche modo normali, cioè siamo non rispettosi di una norma, cioè siamo in un certo senso fuori legge. E in questo, senza dubbio, un'apparente libertà può trasformarsi in
in una dimensione di costrizione. Mi viene in mente l'atteggiamento, per esempio, delle femministe musulmane nei confronti del femminismo, diciamo, occidentale. Ogni donna è libera di vestirsi come vuole. Il principio sembra essere questo. Ma ogni donna è donna se, vestendosi come vuole, comunque mette in mostra il proprio corpo in modo da alimentare un certo immaginario maschile. Se non fai così, sei strana, sei brutta, sei poco femminile. E insomma, a un certo punto, dicono le femministe musulmane, è più libera una donna che è obbligata a coprirsi o una donna che è obbligata a scoprirsi? E non sarà che l'andare in giro a mezza nuda è un po' un equivalente dell'andare in giro velata, nel senso che l'una e l'altra sono costrizioni? E questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere. C'è molto di costrittivo nel fatto stesso che comunque la società ci spinge a utilizzare degli schemi comportamentali e tende comunque a determinare un qualche esito sfavorevole e quindi una qualche forma di sanzione verso qualunque allontanamento dalla media. In un certo senso qualunque allontanamento dalla media è trasgressivo. Ora, tutte le società necessariamente, quindi non è di per sé una cosa strana o una cosa brutta, è una cosa ovviamente necessaria, tendono comunque a costruire degli schemi di comportamento al di là di un certo limite. Se non rispettiamo uno schema non riusciamo a stare insieme. Il problema è comunque di intensità della cosa. Ci possono essere degli schemi comportamentali apparentemente liberi e in realtà estremamente costrittivi, costrittività che non percepiamo come tale perché non c'è nessuna legge che ci obbliga, però se non seguiamo quella cosa lì siamo in un certo senso fuori dal mondo. E questo è un aspetto, diciamo, l'aspetto autoritario della libertà, per così dire, che nella nostra società attuale è sicuramente un elemento da prendere in seria considerazione. Dopodiché, certo, ci sono società peggiori, quelle in cui la costrittività è esplicita. O fai questo o sei effettivamente un criminale e ti mandiamo sul rogo oppure in galera. È chiaro che è peggio. Però, insomma, a volte la società ci mette in una gabbia che è semplicemente più ampia, talmente ampia che rischiamo di non vedere più le sbarre, però le sbarre ci sono e ogni tanto ci sbattiamo sopra. Quali sono i pensatori che sono più debitori a Canetti e quali quelli di cui lui è debitore? Bella domanda. Canetti ha una caratteristica, forse anche un limite, quello di non dichiarare facilmente i propri debiti, cioè alcuni li dichiara, altri li tace. In qualche caso da parte sua ci sono proprio dei rifiuti, dei silenzi molto assordanti. In particolare è assordante il silenzio nei confronti di Freud, che è in qualche modo il suo antagonista, ma un antagonista non dichiarato. Sappiamo, lui stesso ce lo racconta nella sua autobiografia, che Canetti è spinto a iniziare a scrivere Massa e Potere, oltre che da esperienze proprio politiche, tragiche, della vita dei suoi tempi, l'assassino di Walter Rathenau e le manifestazioni di protesta che ne seguono, che Canetti sperimenta nel suo periodo a Francoforte, oppure il grande sciopero di Vienna che porta alla distruzione del Palazzo di Giustizia e all'uccisione di molti manifestanti, insomma fenomeni di massa di cui Canetti è direttamente testimone e persino partecipe. Però sappiamo anche che c'è, per così dire, uno stimolo intellettuale, è una specie di sfida. Nel momento in cui legge Psicologia di massa e Analisi dell'io, Canetti ha la sensazione sgradevolissima che quella sia in qualche modo una mistificazione, che quell'inquadramento, cioè sostanzialmente spiegare i fenomeni di massa nell'ottica dell'analisi psicologica dell'individuo, sia lo spostamento del problema in una dimensione falsa, artificiosa, che insomma, usando l'ottica di Freud, semplicemente non si percepisca la realtà che lui stesso ha percepito. Quindi per certi versi potremmo dire che Canetti ha l'ambizione non dichiarata di essere una specie di anti-Freud, di cancellare per così dire Freud, nei cui confronti peraltro ha un debito, perché comunque senza Psicologia di massa e Analisi dell'io forse Massa e Potere non sarebbe mai stato scritto o sarebbe stato scritto in maniera diversa. Quindi questo potremmo dire che è un debito non dichiarato. E se leggiamo la bibliografia, che in sé è vastissima,
di massa e potere, notiamo che Canetti è estremamente selettivo, cioè mette in bibliografia soltanto i testi da cui ha derivato conoscenze fattuali, ma non dichiara mai i suoi debiti di pensiero, non dichiara mai le sue filiazioni concettuali. In particolare non cita nessun filosofo, ma lui ha, anche se non in forma professionale, una cultura filosofica e parla spesso di autori non in Massa e Potere, ma altrove, nei suoi aforismi, per esempio, di autori come Hobbes o come Nietzsche, su cui dice cose estremamente interessanti. Nei confronti di Hobbes ha un debito non dichiarato in Massa e Potere, per certi versi dichiarato altrove, e ha sicuramente un debito anche nei confronti di Nietzsche. E lui c'è un po' un'ambizione che può avere persino aspetti in qualche modo discutibili, l'ambizione per così dire di buttare tutto giù e ricominciare da capo, come se certe problematiche cominciassero proprio con lui. E la cosa sarebbe quasi folle se non dovessimo constatare che più o meno gli è riuscita, cioè che effettivamente, partendo da quest'idea che tutto quello che è stato detto prima di lui non coglie il problema e bisogna ricominciare da capo, producesse qualcosa di assolutamente originale e di molto convincente, almeno nel complesso, perfettamente utilizzabile per inquadrare dei fatti evidenti. Per quello che riguarda le sue filiazioni, beh, Canetti è stato per molti versi è molto a lungo sottovalutato e per certi aspetti si potrebbe dire che continua ad esserlo. Per esempio, una cosa abbastanza strana è che, sebbene Canetti abbia vissuto a lungo a Londra e sia addirittura diventato cittadino britannico, e ovviamente conoscesse benissimo l'inglese, la cultura inglese non l'ha per niente recepito. I pochi autori che hanno scritto su Canetti ne scrivono con un'ottica quasi sprezzante, come un personaggio stravagante che in realtà non ha detto nulla di realmente interessante e che non ha una visione sufficientemente realistica. C'è proprio una specie di rifiuto quasi, quasi a pelle, una sorta di incompatibilità tra la cultura anglosassone, compresa quella americana, e il pensiero di Canetti. Nel mondo tedesco, pur essendo uno dei grandi autori in lingua tedesca, cosa molto interessante tenendo conto che non è un tedesco d'origine, ha avuto poche ripercussioni. Sicuramente non è mai stato considerato come un maestro. Insomma, l'autore fondamentale di riferimento della cultura tedesca di oggi, ma già potremmo dire da un bel po' d'anni, insomma, è Habermas. Nessuno avrebbe in mente che Canetti. E ha avuto un'influenza abbastanza importante, anche se non molto dichiarata, su un grande autore francese che ha ripreso certi suoi temi e ha ripreso proprio degli strumenti concettuali, anche se pure in questo caso il debito è dichiarato solo in piccola parte, e si tratta di René Girard, che insieme a Canetti è uno dei grandi studiosi della violenza come fenomeno centrale delle esperienze umane. Ci sono molte cose che Girard riprende proprio da Canetti, lo dichiara una sola volta su un punto relativamente secondario, però effettivamente ci sono dei punti largamente sovrapponibili, ci sono delle pagine di Girard che potrebbero essere di Canetti e viceversa, anche se poi l'orientamento complessivo è non solo diverso ma addirittura opposto. Cioè per Girard è il problema quella che per Canetti è la soluzione e viceversa. Però c'è effettivamente una dimensione di continuità. Parlano delle stesse cose e utilizzando schemi di pensiero almeno in parte comuni, tra l'altro con una comune radice freudiana, e anche in Girard c'è una polemica contro Freud che, a differenza che in Canetti, è del tutto dichiarata, anzi molto sviluppata. Qui sicuramente c'è un punto di contatto importante e i due autori possono essere, direi che almeno entro certi limiti, debbono essere letti in continuità tra di loro. E per quello che riguarda la cultura italiana, Canetti sta cominciando a mettere radici più o meno adesso, da non tantissimi anni. Da questo punto di vista è interessante il fatto che proprio l'autore italiano che ha importato in Italia Canetti, che è poi il suo traduttore, Furio Iesi,
Ha avuto una visione assolutamente riduttiva di lui. Fulvio Iesi, tra l'altro, è un personaggio di cui meriterebbe di parlare, perché ovviamente non è stato soltanto un traduttore, è stato uno dei più originali studiosi della cultura tedesca che l'Italia abbia prodotto, ma è stato anche comunque un pensatore improprio, anche uno scrittore, un narratore improprio, un personaggio con elementi di autentica genialità. Però, appunto, lui porta in Italia Canetti, che non era mai stato tradotto prima, e però nei due saggi che scrive su Canetti e ne parla come un personaggio marginale, ne parla anzi in termini un po' negativi, quasi come una sorta di patologia della letteratura tedesca. Tra l'altro, questo suo inquadramento riduttivo lo porta anche, modesto parere personale, ad alcuni errori di traduzione su punti concettualmente importanti. Questo comunque è strano, è anche in qualche modo contraddittorio. Ci sarebbe da chiedersi come mai abbia sentito il bisogno di tradurlo, impresa non piccola, avendone una visione così riduttiva. Comunque per molto tempo Canetti resta un autore molto di nicchia, un autore potremmo dire tipicamente adelfiano, ecco, quindi nota ad un'elite intellettuale di un certo tipo, piuttosto marginale rispetto alle correnti culturali dominanti. E poi comincia ad essere preso sul serio da alcuni importanti autori italiani. Giacomo Marramao, per esempio, è stato uno dei primi, da filosofo politico, a cogliere dell'importanza filosofica politica. E potrei citare una collega che è anche una cara amica, Domenica Mazzù. Evito di citare me stesso. Comunque c'è stato, si sta alimentando sempre di più, un confronto con quest'autore e un'utilizzazione delle sue categorie di pensiero in riferimento a cose come, insomma, concetti fondamentali del pensiero politico, lo stesso concetto di potere. Direi che Canetti è un po' un long seller, non sarà mai un autore di importanza unanimemente riconosciuta, però un autore la cui influenza è destinata probabilmente a durare molto a lungo. Credo che ormai sia un po' uscito dalla nicchia in cui è stato messo per tanto tempo, perché per tanto tempo è stato considerato un minore interessante, per così dire, un autore non centrale che ha aspetti apprezzabili di originalità, però insomma in fondo è marginale. Direi che non è più così. Per molto tempo è stato considerato un grande testimone, è uno che ha interloquito con tutti i grandi della letteratura tedesca di una certa epoca, ma non è lui stesso un grande della letteratura tedesca e oggi non è più così. Anche il suo rapporto con Thomas Mann, che è un rapporto di reciproca incomprensione, è un rapporto in cui per tanto tempo si è dato per scontato che il gigante fosse Thomas Mann e lui fosse una specie di nanerottolo presuntuoso, e adesso questa prospettiva rischia addirittura di essere invertita, che sarebbe esagerato. Però insomma sono sicuramente due personaggi molto più sullo stesso piano di quanto non si sia considerato per tanto tempo. Insomma, credo che Canetti abbia ancora qualcosa da dirci e che continuerà a dircelo ancora per parecchio tempo.